Voi non potete capire com'era bella Provvidenza. Lì dietro c'era il Bar Jolly, il nostro bar. È lì che l'ho incontrata per la prima volta. Maria diceva che a Provvidenza non sarebbe mai successo niente. Ci aveva torto. Sei tu! Sta cercando di parlarmi. Lascia in pace mia sorella. I morti stanno al cimitero. Hai capito? Ma io lo so benissimo che questa è tutta una cosa dentro la testa mia, ma è solamente immaginazione. Lo sai di che cosa hai bisogno tu? Di qualcuno con cui parlare? Con cui ridere? Fermi! Che avete visto, una donna? Ha visto chi? Che cazzo dico? Io sento che c'è qualcosa di strano in paese. Ed ecco a voi Elia, l'ultimo abitante di Provvidenza. Per gli amanti del cinema italiano ci sono delle novità in arrivo, dei work in progress, a partire dal nuovo film di Gabriele Mainetti, che pare stia lavorando ad un progetto misterioso, nel senso che non se ne sa ancora una cippa, e sono appena iniziate le riprese, però so che sarà cosceneggiato insieme a Nicola Guaglianone, con cui già aveva collaborato per Lo chiamavano Gigrobò. Il film dovrebbe intitolarsi Freaks Out, però potrebbe essere provvisorio e attualmente viene classificato come drammatico. Anche Matteo Rovere, dopo Veloce come il vento, tornerà presto con un nuovo film dal titolo Il primo re, una coproduzione italo-belga a sfondo storico, e nel cast vedremo Alessandro Borghi, Fabrizio Rongione ed Emilio De Marchi. Una particolarità del film è che verrà parlata una lingua ricostruita precedente al latino. Allora, ho destato la vostra curiosità? Presto vi darò maggiori dettagli su trama e date di uscite, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mi raccomando. Ciao da Valeria.